Nell'odierna puntata di Senza Bavaglio ci occupiamo di comunicazione, di modo di comunicare, di fare giornalismo, di informare relativamente ad eventi di cronaca nera. Ma sapete tutti quello che è accaduto nei giorni scorsi: 27 arresti per mafia, voto di scambio, corruzione, racket, colpo alla ditta del malaffare, sgominata una costola della mala ionico-salentina, 27 arresti, mafia e politica, tempesta sulla Sacra Corona Unita, una serie di infiltrazioni, un rapporto molto forte, stretto tra politica e malavita e Sacra Corona Unita, una serie appunto di infiltrazioni che avrebbero condizionato la vita politico-amministrativa, la gestione degli appalti e così via. Una situazione tale per cui vi sono stati 27 arresti, tra cui in cella anche il sindaco di Avetrana e di Erchie. Leggiamo il titolo: mafia e politica, lo ripeto, tempesta sulla Sacra Corona Unita, in cella anche il sindaco di Avetrana, indagato a piede libero il consigliere regionale Morcante. Perché dico che questa dicitura, questo inciso, indagato a piede libero il consigliere regionale Morcante, è un titolo fuorviante, è un sottotitolo fuorviante? Perché? Perché la posizione di Morcante, come ammette lo stesso articolista, è ben diversa da quello del sindaco di Avetrana e degli altri soggetti arrestati. Perché? Mentre per il sindaco di Avetrana vale sempre il principio di non colpevolezza, vi sarebbero stati dei rapporti di malaffare tra politica e Sacra Corona Unita, per il consigliere regionale Morcante il quadro è completamente diverso, perché l'accusa che viene rivolta a Morcante si sostanzia in buona sostanza in favoreggiamento, cioè Morcante non avrebbe ammesso in buona sostanza di aver ricevuto delle pressioni, di essere stato oggetto di estorsione relativamente alla macchina della moglie che era stata rubata. In buona sostanza Morcante non avrebbe ammesso che gli era stato chiesto denaro in cambio della restituzione della macchina, macchina peraltro che poi fu ritrovata successivamente dalle forze dell'ordine. Ora, perché? Quindi ho sottolineato il carattere di incongruenza tra le due posizioni, una equiparazione impossibile, illogica, perché nella natura delle cose il fatto che stiamo parlando di due fatti, di due realtà completamente diverse tra loro. Tanto è vero che l'articolista all'interno, non in prima pagina, scrive: nell'operazione impresa, così si è chiamata il blitz, arrestati i sindaci Minò e Margheriti e l'ex assessore Rossano, è indagato il consigliere regionale di Area Popolare Luigi Morcante. Quest'ultimo è anche componente di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. A quanto pare però, precisa l'articolista, la posizione di Morcante sarebbe marginale. Il consigliere regionale avrebbe negato di aver subito richieste estorsive. È lo stesso articolista che all'interno, in un articolo, in un trafiletto, dice che la posizione di Morcante è diversa, è marginale rispetto alle altre. Lo dice lui stesso. E allora, io non so chi sia l'articolista, ma io per carità stimo i colleghi di Taranto, di Taranto Buonasera, persone capaci che fanno un'informazione bella, vivace, però sinceramente non posso non bacchettare, tra virgolette, passatemi questa espressione, lo dico affettuosamente, simpaticamente, il collega che ha fatto questa equiparazione. Non è possibile. Perché? Perché uno prende il Taranto Sera, va per strada, lo compra, si vende con gli strilloni e legge: in cella anche il sindaco di Avetrana, indagato a piede libero il consigliere regionale Morcante. E chi legge dice: hai capito a Morcante? Hai visto cosa ha fatto Morcante? Cioè, la situazione di Morcante, pare che Morcante, leggendo il sottotitolo, sia accusato delle stesse cose per le quali è stato arrestato il sindaco di Avetrana e ci sono stati gli altri arresti. È l'equiparazione tra due realtà completamente diverse che è fuorviante.
Cioè, immaginate voi, perché poi in un clima di sospetto nei confronti di tutto e di tutti, uno dice, ecco, interpreto il sentimento dell'uomo della strada, hai capito a Morgante, hai visto Morgante, pure lui sta nel giro della Sacra Corona Unita, dei rapporti tra mafia e politica, cosa che invece proprio per la situazione che riguarda Morgante sul fatto della macchina della moglie che era stata rubata, nulla a che vedere con le posizioni degli altri indagati e arrestati. Io non metto in dubbio, per carità, la buona fede dell'articolista, non so il nome, non è firmato l'articolo, in perfetta buona fede, per l'amor del cielo, ha detto la verità perché è un fatto oggettivo che è indagato a piede libero, ma uno pensa, uno è stato arrestato, l'altro è stato il sindaco di Avetrano, Morgante indagato a piede libero, sembrano la stessa cosa, e lo sto ripetendo più volte per far capire il concetto. Perché poi mi domando all'articolista, ma perché l'hai messo in prima pagina quando poi all'interno hai messo nel trafiletto che sarebbe marginale la posizione di Morgante? E allora, se la posizione di Morgante è marginale, caro estimato collega articolista, autore dell'articolo, per quale motivo hai messo in prima pagina come sottotitolo il Morgante a fianco al sindaco di Avetrana? Questa è la domanda che io ti pongo, ma lo faccio, ripeto, non voglio censurare e bacchettare nessuno, ma mi ha dato fastidio questo fatto, perché immagina, caro amico articolista, perché stiamo tutti sotto il cielo, che una sventura del genere, un'accusa del genere venisse rivolta alla mia persona, alla tua persona, alla persona di XYZ, di qualsiasi soggetto, ma non mi sembra bello che una situazione del genere debba ingenerare equivoci, allusioni, sospetti. Tutto qui. Mi piacerebbe, e lo dico con affetto e con stima, perché il direttore di Buonasera Taranto, Enzo Ferrari, è un carissimo e stimato collega, e lo dico proprio perché, ripeto, dobbiamo fare un'informazione che però non deve badare, ecco, non deve in un certo qual modo equiparare situazioni che non ci azzeccano tra loro, come direbbe Di Pietro, altrimenti poi si viene, tra virgolette, etichettati di sensazionalismo, e certamente il collega non ha voluto assolutamente fare sensazionalismo, forse involontariamente, non so, però ha di fatto creato questa brutta equiparazione. Io vorrei un confronto, vorrei incontrarmi con il collega che ha fatto l'articolo e farci una bella chiacchierata, anche in pubblico, anche davanti alle telecamere, perché, ripeto, i fenomeni della malavita, della collusione vanno affrontati con veemenza, anche dal punto di vista della cronaca, anche dal punto di vista giornalistico, però poi non bisogna fare di tutta un'erba un fascio. Una è la posizione del sindaco di Avetrana e degli altri arrestati, ben altra, ben diversa, è la posizione del consigliere regionale Morgante. È tutto, attendo un bel confronto da parte con l'autore dell'articolo, perfettamente in buona fede, però, ripeto, questo titolo a me non piace, non convince affatto ed è, secondo me, assolutamente fuorviante. Alla prossima. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.